Uè zozzi, siete su Barbaroffa! Avete visto la live sul canale di Wesa Channel? Bene, come la domenica scorsa, parliamo del rovescio della medaglia, questa nuova rubrica in collaborazione con Wesa Channel, in cui prendiamo un argomento, lui ne parla in un modo e io ne parlo in un altro, ma la cosa interessante è che non sappiamo che cosa dirà l'altro dell'argomento. In questo caso parliamo di Star Wars, Guerre Stellari. A quanto pare, Wesa è un grande fan della saga, mentre io invece no. Ecco, ora si disiscriveranno tutti. Barbaroffa, ma come fai schifo, non capisci niente. Ok. A tutti piace Star Wars. Ok, riconosco di essere in minoranza. Posso riconoscere, posso anche ammettere che c'è qualcosa che non va in me. Ok. Faccio cacare io. Vabbè, tutti amano Star Wars. Adesso posso parlare, posso dire perché non mi piace. Ah, molto banalmente. Questa è la cosa più di sentimento, che non c'è molto di cui discutere. A me non ha preso. Io ho visto il quarto, l'episodio 4. L'ho visto un po' così con la fune in canna. Sì, dai, bello. Sarà che sapevo già lo spoiler maggiore del film. Poi l'episodio quinto. Io ho cercato di vederlo con degli amici. L'ho visto tre volte. Ma tre volte. La prima volta a metà. La seconda volta al 75%. E la terza volta non mi ricordo neanche se ho finito di vederlo o no. Cioè, mi è passato proprio. Non mi è rimasto niente di quel film. Ma questa non è un'argomentazione, è solo una cosa, a me mi è scivolato addosso, quindi non lo so, non fa per me. Ma adesso cerchiamo di razionalizzare, perché queste cose si possono, questi traumi si possono generalizzare. Tipo, la forza sia con te, vabbè, cioè proprio io liscio così. Allora, Star Wars, forse fraintendo io, Star Wars dice di essere quello che non è. Io ho sempre visto che Star Wars viene pubblicizzato, viene descritto come fantascienza, ma secondo me non è affatto fantascienza. Star Wars non è affatto fantascienza, è solamente ambientato nello spazio, ma per me è un fantasy ambientato nello spazio ed è un fantasy anche abbastanza debole, è un fantasy anche abbastanza prevedibile. Direi che ha una trama su rotaie, senza svolte particolari, ma oddio, io ho visto solamente un film e mezzo perché non mi ha proprio preso, ma di quel che ho visto non tutto quanto su rotaie, mi è sembrato tutto eccessivamente lineare. Quelli sono i buoni, quelli sono i cattivi. Qui c'è la forza, quello è saggio, quello è scemo, quello è giovane. Cioè, i personaggi, ecco, i personaggi mi sembrano estremamente monolitici, senza una crescita, oppure se ha una crescita, anche questa è su rotaia, è una crescita estremamente prevedibile. Insomma, io sono un grande fan di fantascienza, a me piace la fantascienza, ne so poco, ne vorrei sapere di più, però per esempio mi piace molto la serie di Star Trek, che ho iniziato a vedere tardi. Io ho iniziato a vedere Star Trek The Next Generation quando avevo 20 anni, qualcosa come 7 anni fa. Me lo sono centellinato, me lo sono visto, ho finito di vederlo, adesso mi sto recuperando Star Trek Voyager, me lo sto guardando, mi piace. Sono episodi piuttosto lunghi, per una serie TV molto lunga, con tante stagioni, con tanti episodi per stagione, però me li sto recuperando, me li guardo con gusto. Quella per me è fantascienza. Perché? Perché c'è una sorta di spiegazione più o meno plausibile di fondo, che poi, vabbè, ci sono delle puttanate anche lì, perché in Star Trek quando qualcosa non va o quando qualcosa va risolto si inverte la polarità. No, c'abbiamo, non lo so, c'abbiamo un'interferenza a livello subatomico. Bene, inverti la polarità del... Capitano, ci sono riuscito! Invertono sempre la polarità. Però, perlomeno, ci sono degli elementi di fantasia applicati alla scienza. Per esempio, in Star Trek The Next Generation, tutti usavano il tablet.
E adesso tutti usano il tablet. In Star Trek Next Generation c'erano i computer che funzionavano a sintesi vocale e hanno fatto un salto quantistico di previsione di quello che sarebbe avvenuto a livello tecnico-scientifico di qualcosa come 30 anni, perché adesso tutti usano Siri, tutti usano Alexa, eccetera, 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 ok Google, eccetera, eccetera. E questo me lo aspetto, cioè trapianti, cose... miglioramenti a livello scientifico, teorie atomiche che vengono spiegate, insomma è qualcosa di anche plausibile, wormhole, universi paralleli, questa è fantascienza. Io mi incazzo quando guardo Star Wars e mi dicono che è fantascienza. Non è fantascienza, è una favola, cioè Star Wars è una favola. Perché? Perché è lineare, non c'è niente di scientifico, non... Boh! Pure gli alieni di Star Wars, ma sono buttati lì, non c'è niente, non c'è profondità. Ecco, a me Star Wars non piace perché non è profondo, non ha niente. Mi sembra così piatto, mi sembra così noioso, mi sembra così... Oh, so già cosa succede. Oh, e se ci sono dei cambiamenti nella storia, sono trascurabili, non mi prende per niente. Ora, mi dispiace che sono finito a fare dei paragoni tra Star Trek e Star Wars, però anche per il nome, non lo so, vuoi perché tutti quanti si confondono, ma a me sembra veramente un buon esempio di fantascienza contro un esempio un po' così di film, un po' così, ecco. Gli alieni di Star Wars non hanno profondità, potrebbero essere degli umani, tranne, non lo so, qualcuno in particolare che, non lo so, Yoda. Cioè, Yoda, boh, parla in modo strano e basta. Sì, è un maestro della forza, parla in modo strano, ma potrebbe essere un umano. Fosse un umano non ci sarebbe nessuna differenza. Fosse alto come me, fosse... veramente nessuna differenza. Invece alieni in altri universi narrativi, non voglio tirare fuori Star Trek, hanno una profondità, quel personaggio si comporta in quel modo perché è un alieno di quella razza che ha quella cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che questo che sopporto di meno di Star Wars è una sorta di poema epico di quelli vecchi in cui i personaggi sono delle maschere, non sono dei personaggi, ma secondo me non ha assolutamente la dignità di un poema epico e omerico. Ecco, l'ho detto, Uesa non mi parlerà più, mi ammazzerete, però questo è sopravvalutato, non... Stringi, piace a tutti perché è leggero, è troppo leggero, cioè è una favola. A me piacciono le favole, però... altra cosa che non mi piace di Star Wars. Mi sembra scollegato, ma ragazzi, io sono d'accordo che non bisogna iniziare qualcosa. Cioè, non è che a me piacciono solamente le cose che iniziano dall'inizio e finiscono per la fine. Mi piace anche la narrazione in medias res, cioè si inizia dal centro, poi c'è un flashback, poi si arriva alla fine. Però io Star Wars, cioè perché inizi dall'episodio 4? Inizi dall'episodio 4, poi il 5, poi il 6, quale devo iniziare a vedere? Mi sembra veramente una cosa buttata lì e poi a mano che si andava avanti gli sceneggiatori cercavano di metterci una pezza. Ok, ci paraculiamo. Non lo so, e la cosa strana che mi perplime tantissimo sono i fan che si lamentano per l'appunto della serie, cioè dicono no, vabbè, questo film è stato brutto, questo è stato bello, questo è stato brutto, questo è stato pessimo, questo è stato mediocre, no, questo è stato decente. Allora perché piace a tutti? Non posso entrare nello specifico perché non conosco bene l'argomento e quindi diciamo che la mia è una critica vista dall'esterno, ok? Perché sì, non riesco ad appassionarmi, non riesce a prendermi. Questo per me è un motivo sufficiente e necessario per accantonare qualcosa, perché un prodotto di intrattenimento, se non mi prende, non mi prende, non è un corso di laurea universitario per cui, vabbè, fai gli esami propedeutici, poi diventi bravo, poi ti sgaggi, poi te la godi. No, cioè, non mi prende, non mi prende, non mi piace Star Wars, non riesco a divertirmi. E quindi, oh, basta! Siete stati su Barbaruffa, alla prossima. Non mi piace.
non mi piace Star Wars, ma non mi piace, ma è possibile, ma che palle Star Wars.